Prende la parola il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Ringrazio innanzitutto per l'applauso preventivo che spero di meritare anche alla fine dell'intervento. Saluto e ringrazio il presidente Bonomi, tutte le autorità presenti, gli ospiti e soprattutto le imprenditrici e gli imprenditori presenti o collegate. Credo di non sbagliare se dico che nell'agenda di eventi annuale di qualsiasi ministro dello sviluppo economico l'assemblea annuale di Confindustria è un evento centrale. E quindi credo che tutti i miei predecessori, dai ministri per l'industria, quelli delle attività produttive, quelli dello sviluppo economico, hanno provato certamente una forte emozione salendo su questo palco, parlando da questo pulpito. Credetemi che però che farlo dopo tutto quello che abbiamo passato aumenta fortemente la mia emozione nel vedervi qui, ma soprattutto non posso che iniziare ringraziandovi, ringraziando tutte le donne e gli uomini che fanno impresa, che ogni mattina hanno continuato quando hanno potuto ad alzare la serranda della propria impresa, della propria attività, che hanno combattuto assieme a noi il periodo del lockdown, che hanno chiesto soltanto di poter ricominciare in sicurezza, preoccupandosi e atteggiandosi come dei capofamiglia verso le loro famiglie, che sono i lavoratori che ogni giorno entrano nelle loro aziende, e che hanno voluto e preteso soprattutto le condizioni di sicurezza per i lavoratori, oltre che ovviamente per se stessi. E quindi ve lo dico veramente col cuore, grazie. Abbiamo vissuto appunto mesi difficili, uno scenario da pandemia pareva fantascienza, pensavamo di averlo visto solo nei film. In poche settimane però abbiamo imparato a convivere con l'idea dell'esistenza di un virus in grado di attaccare la nostra vita da ogni punto di vista, biologico, sociale ed economico. Dati alla mano, ci troviamo un paese completamente diverso da quello che potevamo immaginare all'inizio di quest'anno. Il prodotto interno lordo ha registrato un calo pari al 17,6% nei primi due trimestri dell'anno. La contrazione dell'attività economica ha riflesso la perdita di produzione in tutti i maggiori settori. Dal lato della domanda, l'apporto negativo delle esportazioni nette risulta inferiore a quello della componente nazionale. Tuttavia, dopo due drastiche flessioni in marzo e aprile, con la riapertura post-lockdown, la produzione industriale a maggio ha invertito la tendenza, direi forse sopra le aspettative, dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, la capacità di resilienza dei nostri sistemi produttivi. Nei mesi estivi anche le esportazioni hanno evidenziato segnali di vivacità, riportando forti incrementi congiunturali verso i mercati UE e in misura superiore verso quelli extra UE. Gli indicatori disponibili confermano il recupero in atto dopo i minimi toccati in aprile, sebbene in misura parziale e soprattutto, come diceva bene il presidente Bonomi, disomogenea tra i diversi settori. Nel complesso, il terzo trimestre segnerà quindi una svolta ciclica, ma non ancora sufficiente a normalizzare l'attività economica sui valori precedenti la pandemia. Seppur a settembre continui il recupero anche del clima di fiducia delle imprese e delle famiglie, anche oggi alcuni dati ce lo dimostrano. Registriamo dunque timidi segnali di ripresa, ma resta comunque la preoccupazione di fondo, l'incertezza che pesa nell'andamento dell'economia. Questo Paese ha subito una ferita profonda. Tutti noi l'abbiamo subita, ma non ci siamo mai arresi. Ora dobbiamo essere bravi a trasformare la paura in iniziative di rilancio, anche grazie alle risorse che arriveranno dall'Europa, che nell'emergenza si è dimostrata vitale. L'Unione Europea, spesso apparsa distante, ha finalmente mostrato un volto nuovo, uscendo completamente dal suo ruolo di osservatore e, consentitemi, forse talvolta di mero controllore. Un'Europa che oggi si consolida e traccia un proprio sentiero di sviluppo. Un cambiamento che è avvenuto a Bruxelles, anche da un punto di vista politico-culturale, forse grazie anche all'insediamento della nuova Commissione europea, una Commissione e una Presidente, Ursula von der Leyen, che questa maggioranza ha deciso di sostenere addirittura prima che si formasse questo governo nazionale, perché eravamo convinti, allora come oggi, che attraverso un nuovo corso politico l'Europa potesse davvero cambiare dall'interno, e mi sembra che ciò stia avvenendo.
Per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia ha messo a disposizione risorse per circa 750 miliardi e anche la Banca Centrale Europea ha cambiato drasticamente il suo atteggiamento, di fatto facendo valere a livello mondiale il peso politico dei governi nazionali e degli Stati membri. Oggi il bilancio dell'Unione si presenta quasi raddoppiato e prevede uno sforzo di programmazione che dovrà necessariamente tradursi in investimenti pubblici e in piani di riforma, oggi indispensabili al progresso tecnologico e alla salute delle persone e dell'ambiente. Il Governo ha dato battaglia a Bruxelles e grazie all'abilità del Presidente del Consiglio l'Italia è riuscita a spuntarla vincendo pregiudizi e resistenze che potevano compromettere l'esito delle trattative. Questo è un successo di tutto il Governo che per il bene del Paese si è presentato compatto e solido, ottenendo credibilità e dunque risorse maggiori rispetto a tutti gli altri Paesi dell'Unione. Per la prima volta l'Italia diventa percettore netto e non più contribuente netto. Adesso è il momento di rinsaldare la nostra leadership in settori industriali strategici, penso all'automobilistico, al chimico, al farmaceutico, all'aerospaziale, di macchinari e molti altri, dando spazio ai consumatori in grado di crescere anche attraverso progetti congiunti, così da presidiare strategicamente alcune produzioni che non possiamo permetterci di lasciare esclusivamente ad altri, batterie, microprocessori e idrogeno su tutti. Dobbiamo incrementare la nostra capacità di sviluppare, produrre e utilizzare le tecnologie della micro e nanoelettronica indispensabili alla trasformazione digitale, all'intelligenza artificiale, alla robotica, all'Internet of Things, all'automazione. Saranno questi i motori della nuova manifattura, della nuova impresa, indispensabili per essere competitivi, battere la concorrenza, vincere nei mercati. L'impegno del Governo sarà forte quanto lo stato durante la piena emergenza. Io non dimenticherò mai in questa primavera quando le informazioni rilevanti erano date dal numero di contagi, ricoveri e amaramente dai decessi. Parallelamente, assieme a quella tragedia sociale, era chiara a tutti la grande sofferenza anche dal punto di vista della sostenibilità economica che sarebbe toccata ai settori produttivi del Paese. Gestire la crisi nella sua fase acuta è stata una prova durissima. Abbiamo dovuto lavorare contemporaneamente su più piani e decidere è equivalso a dettare le priorità per 60 milioni di persone, cercando di rispondere in primis ai nuovi bisogni emersi durante il lockdown. Ci siamo presi le nostre responsabilità come era giusto fare. Talvolta a nostro malgrado, io vi assicuro che il ministro dello sviluppo economico che fa chiudere le aziende non è facile, non è umanamente facile prendere quella decisione, non è stato facile, ma ci siamo supportati nel governo e abbiamo avuto una grande risposta da tutti voi. Ma ogni decisione non poteva essere rimandata, perché avrebbe significato per tutti più perdite. Perdite di vite umane, di risorse, di posti di lavoro. Oggi sono giorni di scelte non meno impegnative di allora, che segneranno il percorso di sviluppo dei prossimi anni per la nostra generazione e per le generazioni future. Per tutta l'estate e ancora oggi le strutture dei diversi ministeri si sono dedicate con encomiabile impegno alla stesura dei piani di investimento da presentare a Bruxelles, consapevoli che la vera sfida sta nella delicata fase dell'execution, dove i progetti vanno messi a sistema e resi operativi. Se noi non facciamo cadere a terra le cose che progettiamo, rimangono su un pezzo di carta, ma a voi non arrivano. Questa è la sfida vera che abbiamo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Abbiamo chiara la visione di politica industriale per l'Italia che vogliamo, per il rilancio del nostro sistema produttivo. Presidente Bonomi, in questi ultimi mesi mi sono spesso domandato perché l'imprenditore percepisca molto spesso lo Stato come un nemico e perché l'impresa senta in modo esclusivo il rischio di svolgere la sua attività in un contesto così difficile e perché lo Stato venga percepito solo come un esattore delle tasse. L'ho visto anche nella mia attività professionale. Molto spesso gli imprenditori chiedono di fare un investimento ma poi ci rinunciano perché non hanno fiducia. Dobbiamo uscire da questa visione un po'. Posso permettermi di dire che abbiamo cercato di farlo anche durante le misure che abbiamo implementato nei mesi in cui abbiamo affrontato la crisi economica a due mani. Penso al decreto liquidità,
che ha avuto delle difficoltà iniziali, ma che entro fine anno consentirà al sistema bancario di erogare oltre 100 miliardi di liquidità. Penso alla norma sul fondo perduto, che ha funzionato in pochissimi giorni ed è stata riconosciutamente una misura importante, la cancellazione del saldo a conto dell'IRAP, il primo passo sui pagamenti alla PA, un impegno che mi ero preso e che assieme al ministro Gualtieri abbiamo iniziato a percorrere. Tuttavia non basta. Io penso che lo Stato debba accompagnare l'impresa verso il nuovo mondo che si sta delineando, accollandosi anche alcuni rischi e non lasciando soli gli imprenditori nell'affrontare i cambiamenti epocali che ci attendono. Questo non vuol dire sedersi nei consigli di amministrazione delle aziende, vuol dire uno Stato che è a fianco di chi fa impresa, che ascolta i tessuti produttivi e fa un pezzo di strada con loro. Quando una famiglia compra una casa, fa un mutuo, che poi ripagherà negli anni con il proprio stipendio. Ma se c'è un terremoto, è lo Stato che deve ripagare quella casa che è crollata, perché il cittadino altrimenti dorme per strada. In questo momento c'è stato un terremoto nei nostri sistemi produttivi. Lo Stato deve fare la sua parte, altrimenti avremo soltanto macerie da raccogliere e non possiamo permettercelo. Con queste premesse, qual è oggi la politica industriale adeguata? La risposta è forse semplice. Occorre una politica industriale che ha nella centralità dell'impresa, nella crescita e nella sostenibilità gli assi fondamentali di riferimento. E sul tema della sostenibilità vorrei essere preciso. Per fare in modo che l'impresa sia il fulcro della nuova Italia che dovremo disegnare assieme, lo Stato deve essere il garante delle tre dimensioni della sostenibilità. Deve farsene carico. La prima dimensione è ovviamente la sostenibilità ambientale. Ma senza una sostenibilità economica e senza una sostenibilità sociale non esiste sostenibilità ambientale. Queste tre sostenibilità nell'Italia dei prossimi 10 anni che il governo sta costruendo non esistono se non sono assieme. Questo concetto sarà la nostra guida, dovrà essere la nostra guida. Vogliamo costruire un paese che attraverso il rilancio degli investimenti in ricerca e innovazione nei sistemi produttivi e distributivi riacquisti la necessaria forza competitiva. Un paese capace di puntare concretamente sulle nuove competenze, sulle professionalità, sul merito, per dare qualità e dignità al lavoro e attrarre nel mondo produttivo i giovani con le loro idee. Abbiamo un'occasione irripetibile e non mi riferisco solo alle risorse provenienti dall'Europa. Abbiamo la possibilità di tracciare una nuova fisionomia dell'Italia, ridisegnando la nostra struttura produttiva e competitiva. Al Ministero dello Sviluppo Economico ci stiamo dedicando all'architettura dei progetti, pochi ma ad alto impatto, che ne dica la narrazione mediatica, concentrati in tre macro aree, tutte tese verso le tre sostenibilità di cui parlavo prima: supporto alla transizione digitale e all'innovazione, sostegno alla transizione energetica, attrattività e rafforzamento del sistema produttivo. Stiamo lavorando prestando molta attenzione all'ascolto quotidiano di chi, come voi, la mattina si alza e va in azienda ed è quindi in grado di percepire i problemi e le difficoltà del fare impresa e del programmare investimenti. Oggi sono certo di poter sintetizzare i risultati di tale ascolto in questo richiamo. Abbiamo bisogno di un paese dove sia semplice fare impresa. Ribadisco, sia semplice fare impresa. Spesso ci dimentichiamo che essere imprenditori è una libertà che la nostra Costituzione riconosce a ciascuna persona e i cui limiti non possono essere, cito, tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio. Molto spesso, ma ritengo anche giustamente, il dibattito pubblico si basa sulla centralità dei diritti, i diritti dei lavoratori, i diritti dell'ambiente, i diritti sociali. Beh, io vorrei che parlassimo anche dei diritti degli imprenditori. E allora da Ministro mi sento di poter fare da eco alla vostra voce dicendo che voi avete il diritto da fare impresa in un contesto di regole chiare, stabili e certe nel tempo, in grado di sostenere i vostri sforzi quotidiani, la crescita delle vostre imprese senza essere soffocati dalla burocrazia e dagli adempimenti. Per questo ritengo che il Recovery Fund non dovrà essere speso, ma investito per dare maggiore certezza a chi lavora in impresa, garantendo che le misure fondamentali siano stabili nel tempo. E su questo oggi sono qui anche per dare alcune risposte concrete, come ha chiesto il Presidente nella parte terminale del suo ragionamento. La nostra strategia per le imprese inizia dalla stabilizzazione pluriennale e dal potenziamento di misure che consideriamo strategiche, a partire dagli incentivi 4.0. Guardo il ministro Gualtieri che dovrà
prendere buona nota, incrementandone l'intensità e soprattutto sulle tecnologie di frontiera, elaborando sempre più l'estensione della platea dei beneficiari. Tutto questo servirà, ne siamo sicuri, a dare un nuovo vigore al pacchetto delle misure e a far sì che in ogni settore, in ogni parte d'Italia, in ogni impresa, grande o piccola che sia, le agevolazioni favoriscono il rinnovamento. Un rinnovamento che ci aspettiamo non solo nei processi, ma soprattutto nei prodotti che tanto caratterizzano il nostro Made in Italy, frutto di uno speciale mix di genio, istinto e tradizione, da sostenere e tutelare anche contro la contraffazione. Ciò che dobbiamo ottenere è il giusto equilibrio tra l'artigianalità del prodotto italiano, che non può essere messa in discussione, che crea il prodotto italiano come prodotto cui guardano i mercati esteri, ma il tentativo di rafforzare la piccola e media impresa che ha all'interno quel prodotto artigianale in un ragionamento di filiera che è fondamentale fare. Oggi più di ieri siamo convinti di dover proseguire questo percorso per raggiungere quante più imprese possibili e mettere in condizione di poter innovare. Tuttavia, sappiamo che non basta investire in soli beni e tecnologie. Qualsiasi macchina, dopo l'acquisto, va fatta funzionare. Dietro ogni macchina c'è sempre una persona e poi la ricerca e l'innovazione non esisterebbero senza l'intelligenza umana. È dunque evidente che le competenze digitali di base o qualificate rappresentano un presupposto fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità delle attuali tecnologie e di quelle future, che richiederanno sempre più specializzazione. Accanto alle infrastrutture fisiche, da rendere sempre più stabili e performanti, conterà costruire una solida infrastruttura culturale e digitale. Per questo motivo lanceremo un piano straordinario sulla formazione 4.0 e la diffusione delle competenze digitali all'interno dell'impresa, a partire anche da voi e dagli stessi imprenditori. Allo stesso tempo la ricerca scientifica applicata dovrà essere il fulcro degli investimenti, perché rappresenta il grimaldello attraverso cui poter recuperare la produttività persa negli ultimi 20 anni. L'ossigeno del Recovery Fund sarà indispensabile per investire e recuperare in comparti più rilevanti delle tecnologie di frontiera. Oltre ai grandi progetti europei su microelettronica e batterie, puntiamo alla creazione di 5 centri, dei veri network di alta tecnologia nell'intelligenza artificiale, nel quantum computing, nell'idrogeno, nelle tecnologie verdi e nel biomedicale. Investiremo in questa direzione consentendo la diffusione e lo scambio di conoscenza, il modello e il Fraunhofer tedesco, calato però nella realtà italiana, a vantaggio soprattutto delle imprese prive di tecnostrutture, quelle che hanno maggiore difficoltà a essere competitive nelle filiere. Diciamocelo francamente, non siamo stati bravi nel passato su questo fronte. In questo nuovo percorso saranno sempre più essenziali strumenti in grado di permettere una diffusione del sapere attraverso il trasferimento tecnologico, strumenti come i Competence Hub, anche europei, i PID, e gli ecosistemi che ruotano intorno a queste strutture permetteranno alla conoscenza di giungere fino ai confini più remoti del tessuto imprenditoriale, coinvolgendo nelle produzioni anche le imprese più piccole, così da consolidarsi all'interno della filiera. Così come favoriremo sempre di più la crescita e lo sviluppo di start-up attraverso azioni di sistema e nuove leve come il Fondo Nazionale Innovazioni ed Eneatech. Un altro strumento fondamentale, in questo caso concedetemi un po' di campanilismo professionale, è il Superbonus. Uno strumento che sono felice di aver contribuito a creare e che proporrò di prolungare oltre la sua attuale data di scadenza, ma soprattutto confermandone la cedibilità dei crediti e magari scrivendo finalmente un testo organico, così da entrare stabilmente nel nostro ordinamento e una di quelle certezze di cui gli imprenditori hanno bisogno. Questo sarà propedeutico a raggiungere pienamente 3 obiettivi, il rilancio produttivo di un settore, quello dell'edilizia, di una filiera centrale nel nostro Paese che nel corso degli anni ha pagato tutte le crisi economiche a caro prezzo che coinvolge a cascata molti altri settori industriali collegati all'edilizia in modo indissolubile. Il secondo aspetto cruciale è costituito dalla riqualificazione energetica e antisismica del nostro patrimonio edilizio, dando al contempo garanzie ai cittadini di poter accedere a quegli interventi senza sborso di denaro o con uno sborso molto limitato, cosa che ne fa anche una misura sociale. Garantisce a tutti, infatti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure. Il terzo elemento fondamentale è quello del risparmio energetico, dove il settore dell'edilizia partecipa in modo massiccio al raggiungimento di questi obiettivi di target di riduzione delle emissioni di CO2. E pensando al tema della sostenibilità ambientale, è evidente che la maggiore disponibilità di risorse oggi ci offre l'opportunità di lavorare soluzioni più sostenibili
a fronte dell'innegabile cambiamento climatico e del grave inquinamento atmosferico. Abbiamo obiettivi sfidanti in termini di decarbonizzazione, anche grazie al PNIEC. Occorre fornire soluzioni perché viviamo il seguente paradosso. Le previsioni al 2040 ci parlano di un aumento della domanda di energia a livello globale pari al 27%, ma il nostro carbon budget per rimanere sotto i 2 gradi di aumento della temperatura globale, ossia la soglia di non ritorno, è di soli 16-17 anni. Insomma, nei prossimi anni occorre fornire molta più energia e contemporaneamente occorre inquinare meno. Stiamo elaborando strategie di lungo periodo e piani esecutivi basati su ricerca, efficienza e sostegno alla transizione dal fossile all'energia pulita. Occorre una strategia diversificata a favore dell'efficienza energetica. Dobbiamo insistere sulle rinnovabili, investire su progetti sperimentali per ridurre le emissioni di carbonio in tutti i settori industriali, sia attraverso l'adozione di nuovi materiali e di nuovi processi produttivi, sia attraverso nuovi prodotti a basso impatto ambientale. Bisogna investire in nuove fonti di energia come l'idrogeno, soprattutto verde, su cui registriamo un ritardo rispetto ai nostri competitor europei. Non c'è più possibilità di scelta tra farlo e non farlo. Troppo spesso in passato abbiamo scelto di non scegliere e la colpa è stata principalmente della politica. In questo momento siamo a un incrocio con il semaforo giallo. Sull'idrogeno non possiamo non decidere. Dobbiamo decidere se fermarci o rallentare o accelerare. Ed è evidente, la scelta è soltanto quella di accelerare. Per questo il governo ha scelto di essere in questa partita, avendo tutte le prerogative e le intenzioni per giocare un ruolo centrale a livello mondiale. L'Italia è stato il primo paese a credere nella sfida dell'idrogeno. Oggi non dobbiamo perdere quella capacità di leadership maturata dai nostri ricercatori e da voi imprenditori. Uno studio presentato recentemente a Chernobyl ha mostrato che l'idrogeno è un acceleratore di ricchezza. Si prevede che entro il 2050 il suo sviluppo potrebbe portare tra i 22 e i 37 miliardi di euro di contributo al PIL e 540.000 nuovi posti di lavoro. Le sperimentazioni condotte mostrano che questo obiettivo è possibile. Ecco perché il governo crede fortemente in questo percorso, sul quale investiremo tra la manovra di bilancio e il recovery plan non meno di 3 miliardi sugli IPCEI per l'idrogeno. Per questo settore possiamo fare dell'Italia l'hub del Mediterraneo. Io credo che la scelta referendaria di uscire dai programmi nucleari abbia condotto il nostro Paese a fare degli investimenti importantissimi sul trasporto del gas. Abbiamo un'infrastruttura che, se in futuro vogliamo appunto abbandonare anche gli idrocarburi, non può rimanere vuota. L'idrogeno è la molecola del futuro che ci consentirà di utilizzare questa infrastruttura e che ci concede oggi un vantaggio tecnologico nei confronti degli altri paesi. Francia e Germania stanno mettendo sul piano idrogeno più soldi perché hanno bisogno di farsela con l'infrastruttura. Noi ce l'abbiamo già. E la creazione di ricchezza da parte dell'idrogeno è una ricchezza democratica. Consentirà anche il paese del Nord Africa grande produzione di idrogeno e per questo l'Italia può diventare il primo punto di approdo e quindi l'hub europeo della nuova fornitura di energia, mettendoci in una condizione contraria a quella che siamo oggi, dove paghiamo un costo energetico superiore proprio per la nostra collocazione geografica. E credo che questo sia un canale, guardo tutti i colleghi, che non possiamo perdere e non possiamo permetterci di perdere. Queste sfide, mi avvio alle conclusioni, implicano un impegno non indifferente da parte di tutti, per l'industria che sarà in prima linea nel processo verso la transizione energetica, per il consumatore che dovrà essere maggiormente responsabile dei propri comportamenti, per le istituzioni che hanno il compito di dare oculatamente ma celermente riscontri a chi attende regolamenti, autorizzazioni e concessioni. Il tempo si manifesta ancora una volta un fattore chiave. Una risposta può essere perfetta, ma può rivelarsi inutile se arriva troppo tardi. E questo vale anche per taluni settori specifici che la crisi sta ulteriormente piegando, come la siderurgia e l'automotive. I cambiamenti in atto vanno indirizzati e sostenuti anche con misure straordinarie, ma pur sempre calibrate, in modo tale da offrire alle imprese il tempo necessario al loro recepimento. Bisogna evitare gli errori del passato quando non siamo stati in grado di cogliere le opportunità del cambiamento per poi dover ripiegare in una posizione di subalternità nei confronti delle conquiste altrui. Anche per questo dobbiamo continuare a lavorare sulla cornice sistemica, così da rendere il nostro Paese più attrattivo, eliminando le tante viscosità che finora hanno reso il fare impresa in Italia più difficile e meno conveniente che altrove, e al contempo creando le condizioni per riportare a casa le nostre esclusive produzioni e attrarre quelle degli altri con un serio programma di backshoring. Sono tutti obiettivi ambiziosi, difficili da perseguire,
ma gli unici in grado di portarci fuori da uno stallo che da troppi anni ci ha incagliato su sentieri asfittici di sviluppo. È indispensabile che tutti, a partire da noi, presenti in questa sala, facciamo prevalere un forte senso di responsabilità nell'affrontare questa fase di programmazione dove diventa strategica l'unità nazionale. Se vogliamo tutti bene all'Italia, e sono certo che così, è ora di lavorare insieme, individuando metodi lineari, condivisi per affrontare le grandi sfide che ci attendono. In questo scenario, ognuno può avere un ruolo da protagonista, ma non dobbiamo cedere alla tentazione di semplificare eccessivamente il linguaggio o trincerarci dietro posizioni ideologiche che non appartengono più alla nostra epoca e non devono appartenervi, e al futuro che insieme dobbiamo ricostruire. Se penso all'obiettivo più sfidante del mio mandato è quello di ricostruire un sentimento che forse mancava già da prima, ma che è stato messo in discussione in modo totale dal coronavirus, ed è il sentimento di fiducia. Noi, governo, dobbiamo creare le condizioni perché chi fa impresa si possa fidare di quello che facciamo, e io voglio creare anche le condizioni perché chi prende le decisioni sappia di potersi fidare di chi fa impresa. Carlo, tu hai parlato di un patto e noi siamo qui a raccogliere la tua sfida, un patto per il nostro paese, perché da questa pandemia possiamo uscire davvero più forti di prima, ma soltanto a una condizione, che lo facciamo tutti assieme, noi, il governo, il decisore politico, chi fa impresa, le parti sociali. Non possiamo lasciare che prevalga la logica della contrapposizione, deve prevalere il buon senso del fare le cose assieme, perché guardate, la storia ci guarda e ci giudicherà, ci guarda i nostri figli che ci chiederanno conto di quello che abbiamo fatto. Io di figli ne ho 3 e quindi sono preoccupato del fatto che tutti e 3 fra qualche anno possano chiedermi conto e dirmi: ma papà, ma tu eri lì, perché non hai fatto niente? Grazie.